Le priorità oggi, visto che è il 17 febbraio, sono quelle di raccogliere quanto fatto finora dall'Istituto e dai miei predecessori in maniera da avviare la stagione e di far sì che sia una stagione, come di consueto, di grande successo in linea con la storia della Fondazione. E il secondo compito importante che affida il Ministro in questo decreto di nomina è quello di dare vita alla revisione dello statuto in maniera tale da poter dare all'INDA una governance che la faccia, diciamo, funzionare bene in maniera stabile nel lungo periodo. Dopo il passaggio di consegne avuto questa mattina, posso dire che negli ultimi mesi l'istituto non è stato in grado di funzionare con l'efficienza con cui fu in grado in precedenza. Ecco. E quindi anche oggi i ritardi che abbiamo nell'avvio della stagione sono anche la derivata di questa situazione. Quindi gli obiettivi sono quello di portare a compimento con successo questa stagione e quella di modificare al più presto lo statuto. Questo è ciò che è scritto dentro il decreto. Aggiungo quello di migliorare ancora di più la professionalità dell'istituto e tutte le prassi anche di carattere gestionale che da questo punto di vista possono migliorare.